Ciao, sono Maria Rosaria, tutti mi chiamano la Mary, benvenute e benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di prodotti finiti Skin Care Edition, carrellata di prodotti utilizzati e finiti. Partirei con Hand Mask Matcha Latte di Balea, un prodotto in edizione limitata che aiuta il benessere delle mani, soprattutto le mie che sono sempre bistrattate e stressate da frequente lavaggio e dall'uso di igienizzanti mani. E no, non è dovuto al tempo drammatico che stiamo vivendo, pandemic, ma da tempi non sospetti io sono sempre stata una grande sostenitrice e lo sarò sempre dell'igiene. Vuoi per l'utilizzo di mezzi pubblici, di toilette da ufficio di uso comune, insomma, il lavaggio delle mani per me è indispensabile. Ecco perché sono in continua ricerca di prodotti che mi aiutano a lenire tutti i problemi di secchezza, ragadi, tagli e via dicendo. Nello specifico, questo è un impacco, una maschera che ho usato a spot in applicazione abbondante, seguito dall'indosso di guanti in cotone. Sono guanti specifici che si trovano anche online. Spesso in riposo notturno, in modo che l'impacco venga assorbito lentamente. Non sempre ci riesco perché poi dopo un po' i guanti mi danno fastidio, ma io mi sento legata, insomma. Comunque ci provo. È un buon prodotto, ha un buon profumo, un ottimo risultato. Ovviamente il prodotto non è più disponibile. Continuiamo con Extra Creamy Cleansing Foam di Shiseido. Ecco il mio preferitissimo di questo brand, brand del cuore perché a mio avviso i suoi prodotti sono veramente tutti performanti. Oggi questo prodotto ha cambiato look, il contenitore mi sembra di ricordare che sia color nero con le scritte in oro. Comunque, ha un prezzo importante, ma vale tutti i soldi di acquisto ed inoltre basta pochissimo prodotto e quindi il formato di acquisto dura moltissimo tempo. Infatti è un prodotto in crema simile ad un burro. Ha una pomata, insomma, è molto pastoso e basta pochissimo prodotto che emulsionato con acqua crea una schiuma che avvolge e pulisce, seppur con delicatezza, in modo molto profondo. La pelle risulta fresca, compatta e soprattutto pulita. Io lo utilizzo la sera in accompagnamento ai miei device elettronici. Amo molto questo prodotto e sicuramente a spot lo riacquisterò. Ecco, allora qui l'etichetta non c'è più, ma tanto è un prodotto che ovviamente non si trova più. Olio detergente viso della linea Avon 2 di Avon. Peccato appunto che non sia più disponibile questo prodotto, perché tra i tanti da me utilizzati, questo è il risultato il più performante. La sera utilizzo sempre uno struccante oleoso perché è un prodotto indispensabile per togliere i residui di prodotti con protezione solare. Sì, ricordate bene, la protezione solare viene eliminata solo utilizzando un prodotto oleoso. È fondamentale. Se non utilizzate questo passaggio in pulizia serale è inutile che usate che prodotti con l'SPF perché sono deleteri. Detto questo, nello specifico di questo prodotto, qui abbiamo un olio molto leggero che emulsionato con acqua si trasforma in un prodotto lattiginoso che asporta tutte le impurità in modo delicato e profondo. Io lo passo anche sugli occhi, che per me sono una zona super sensibile. Non brucia, si risciacqua bene e soprattutto non lascia gli occhi appannati, perché spesso e volentieri utilizzato l'olio in detersione sugli occhi, anche una volta asciutta la zona, comunque resta quell'appannamento che a me dà molto fastidio. Peccato che non sia più disponibile, quindi speriamo che Avon magari lo rimetta in commercio. Poi abbiamo Under Eye Serum di Revolution. Ecco un altro mio preferitissimo, low cost, vegan, non testato sugli animali. Caffeina in aggiunta ad acido ialuronico che aiutano ad attenuare occhiaie, gonfiore del contorno occhi.
Anche qui non vi grido al miracolo, ma l'uso costante la differenza la fa. La caffeina schiarisce le occhiaie, l'acido ialuronico aiuta a migliorare la zona delicata del contorno occhi, dando un plus di idratazione. Zero alcol, parabeni, oli, profumi, un prezzo rassicurante per 30 ml che dureranno tantissimo. Due gocce al mattino sulla pelle detersa per una routine skincare e make up perfetti. Questo è un prodotto top. Arriviamo alla chicca. Eccolo qui. La chicca è Midnight Recovery Concentrate di Kiehl's. Ecco un altro trattamento viso must have composto da un mix di oli essenziali che aiutano durante il riposo notturno alla rigenerazione della pelle. Lavanda ed enotera regalano radiosità alla pelle in risveglio mattutino. La pelle durante la notte assorbe il siero e si nutre. Il rinnovamento cellulare viene aiutato così da rendere il viso levigato e rassodato. La pelle stanca si idrata e le linee di espressione si distendono. Totalmente realizzato con il 99,8% di ingredienti di origine naturale. Tre gocce la sera sono sufficienti per tutto il viso. Al centro del palmo della mano va riscaldato e massaggiandolo e poi applicato sul viso, picchiettando delicatamente, partendo da guance, fronte, mento e via via su tutto il perimetro del viso. Kiehl's è un altro brand da me amato e che dal 1851 crea prodotti iconici. Anche questo è un prezzo importante, ma ammortizzato nel tempo. E con questa chicca io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e chissà la Mary cosa si inventerà. Ciao!